Saremo ricchi ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su Hearthstone. Oggi è uscita la nuova espansione, la discesa dei draghi, non mi ricordo il nome, l'ho appena letto. Comunque, ragazzi, ecco qui, siamo subito in partita, o meglio in partita, in gioco per andare a aprire questi bellissimi pacchetti che ci siamo preparati perché oggi ho preparato per voi oltre 68 pacchetti della nuova espansione comprati con loro, ora 5 minuti. Intanto, come voi sapete ben semente, c'è la nuova meccanica dell'invocazione che funziona con Galakrond. Ci hanno dato questa carta che non so cosa serva. E ci hanno dato una missione leggendaria che si tratta di giocare 30 carte in modalità di gioco per ricevere questo pacchetto. Ma non andiamo a fare ora, perché noi ora andiamo ad aprire questi 62 pacchetti. Ora, cosa fondamentale anche. Sempre se non si bugga lo so. Che è questa cosa nuova? È cambiato lo shop. Comunque dovrebbe essere questa l'espansione. Che c'è pure questa nuova espansione. Non vorrei fare fail. Senti, allora tu già me le imposti su 9,90 euro. Non ci siamo, Ah, qui come uno. Ma non ne voglio comprare una uno. Oh, fermate che. Il numero 50. Ok. E la nuova espansione. La nuova espansione. Andiamo. Boom, via. Quanto ora abbiamo? Altri 11, altri 11, via, scriviamo 11. Ok, andiamo, 1100 di oro se ne va. Torniamo ora indietro e siamo a 68, ragazzi, 68 pacchetti. Galakrond è tornato, il drago definitivo. Apriamo questi 5 pacchetti. Abbiamo drago, abbiamo Galakrond forma tempesta. Galakrond forma l'abietto, Galakrond forma indistruttibile, Galakrond forma ineffabile, ovviamente Galakrond in forma incubo. Sono per 5 classi rispettivamente sciamano, Gul'dan, warrior, prete e ladro. Ma adesso, ora abbiamo queste carte, ma le andiamo a provare successivamente perché noi siamo qui per vedere cos'è che ci hanno riservato in questo pack opening. Ma prima di incominciare voglio fare una cosa fondamentale. Voglio mettermi la sarpa della fortuna, che come voi sapete, in ogni espansione noi abbiamo un portafortuna. In questa espansione noi abbiamo questa sarpa perché siccome c'è freddo, questa espansione è ambientata su una landa ghiacciata, eccetera, eccetera, noi abbiamo questa sarpa che ci farà trovare tante belle leggendarie. Ora apriamo subito il primo pacchetto. Devo ammettere che io non ho visto tutte le carte che sono uscite. Quindi ho visto quattro carte principali, ma non so quelle carte ci sono. E già vedo una cosa strana. Se il tuo mazzo non ha carte generiche, equipaggia uno spadone di Verargento. Questo potrebbe essere interessante in futuro. Chissà come funzionerà questa carta. Abbiamo carte che si aiutano a pescare. Carte buffa e robot. E sì, queste due, tre carte buffano i robot. Andiamo, nel frattempo vediamo in basso a destra i nostri amici che stanno facendo robe, stanno facendo kill rissodromo. Ma ragazzi, come consiglio io, inviatemi la vostra richiesta d'amicizia, così andiamo a fare una partita assieme che verrà pubblicata sul canale. Non ve lo dimenticate, ragazzi. Il mio battle tag è, ecco, ora non vorrei far cassare il gioco, è questo: Marcus hashtag 24994. Continuiamo con il nostro spacchettamento. Un elementale. Ottieni più un attacco. Venga, una madre avversario. Però, ragazzi, hanno fatto una bella animazione quando è che si apre la busta. Questo effetto del soffio del drago che si apre. Prima epica trovata. Scambia il tuo potere eroe con quello dell'avversario. E fino al turno successivo. Questa carta è strana. Questa carta è strana. Ragazzi, devo ammetterlo, questa carta è molto molto strana. Mi ricorda qualche carta che è uscita in passato? Forse un wild a momento, ma non mi ricordo come si chiama, però mi ricorda quello. Andiamo avanti. Ragazzi, questo qua è. Cioè, ditemi voi se avete visto su YouTube un video spacchettamento free to play dove si spacchettano più di 68 pacchetti. Perché se c'è un video così voglio sapere chi è. Perché penso che in Italia non penso che nessun altro sia riuscito a fare questo. Ovvero di aprire 68 pacchetti senza soppare. Ok,
Grido di battaglia in bocca a Galakrond due volte perché una non ci basta mai. Se nel Tomahawk non ci sono carte. Se nel Tomahawk non ci sono carte. Ah, dai, lei c'è una carta di merda. Se nel Tomahawk ci sono carte non presenti nel Tomahawk originale, ne peschi due. Ragazzi, questa carta potrebbe essere molto interessante. Tipo il menestrello di una volta. Leggendaria, così bello. Io manco me l'aspettavo. Così, via, subito. Pesca Galakrond. Se sei già Galakrond, quindi, perché Galakrond è una carta eroica, quindi. Se sei già Galakrond, deve scatenare una devastazione. Quindi penso sia tipo un 4 effetti. Tipo alla Kalimos. Se giusto, Kalimos. Butti questo. Kronx. Selezioni la devastazione. E vedi cosa succede. Comunque, poi abbiamo Evoca un demone con provocazione. Statistiche per il numero di carte nella tua mano. Figo. E metti la tua mano là che mi interessa. Missione secondaria. Missione secondaria. Questa mi è nuova. Consuma 10 mana per servitori. Evoca un servitore automatico. E poi, ragazzi, una delle mie meccaniche preferite sul gioco sono i draghi. E mi hanno fatto un'intera espansione grazie ai draghi. Prima hanno fatto un'intera espansione sul mio personaggio. Ora fanno un'espansione sui draghi. Sembra che ormai io e la Blizzard siamo collegati ormai. È come se ci scambiassimo informazioni. Infliggere danni ai servitori nemici sia draghi in mano come anche di morte. Questa. Ok. Questo pacchetto soffio arcano. Questo pacchetto soffio. Bellissimo. Anche questo pacchetto abbiamo aperto soffio arcano. Infligge danni a un servitore e inviare una magia se hai un drago in mano. Molto 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 interessante. Ok. Grifone in picchiata. Guido di battaglia pesco servitore con assalto nel tuo mazzo. Missione secondaria. Questa deve essere interessante. Questa qua di lanciare magie per il costo di 8 mana di Groundhog. Ragazzi, andiamo, continuiamo questo spacchettamento. Purtroppo manca Jackson. Avete visto? Manca Jackson. Comunque, cominciamo a soffinare questa scarpa perché sono passati i primi 10 pacchetti. Ora bisogna trovare veramente la roba con i controcazzi, come dico io. Ecco, tipo questa carta è una carta con i controcazzi. Neanche tanto. Epica! Grido di battaglia. Se invocato due volte riduce di uno il costo nelle carte delle carte nella tua mano. Effetto terrorista, ma secondo me questa carta è molto pratica. Tu arrivi, la prendi, la butti. A parte che statistiche bellissime, 4 mana 3-6, belle sono, eh. Cioè per il costo in mana penso che sia tutto riguadagnato. Andiamo avanti. Attiviamo. Invertiamo l'ordine. Ok. Grido di battaglia. Mette nella tua mano un pirata casuale? Mi stai dicendo che è tornato il Dragon Warrior? Il Dragon Warrior. Il Pirate Warrior. Ragazzi, purtroppo ti sto sparando un po' di cazzate, ma è normale. Perché ho il mal di gola e non sto riuscendo a parlare bene. Quindi se non lo so, io ho la voce un po' di merda e tutto tranquillo. È tutto non normale. Dragonite sfuggente in doppia copia, ma questo è dorato e fa sempre figo. Rara dorata e fa sempre figo, ma c'è anche la rara che a tua prossima magia in questo turno costa 0 se hai un drago in mano. Ah certo ragazzi, perché Kalegos non basta mai. Siccome Kalegos lo potete mettere soltanto una volta nel mazzo, con questa potete avere tre carte che vi scontano le magie a zero e potete lanciare pirosferi in faccia all'avversario così come se nulla fosse. E fare 16 danni in un turno. Beh, bellissimo. Però bella, cioè, come carta a me piace. Andiamo avanti. Apriamo anche questo pacchetto. Falco fiammeggiante. Cultista di Dracombra. Invoca Galakrond. Ottenevi un attacco per ogni altro tuo servitore. Sul campo, ovviamente. Il tuo potere ora può essere usato sui servitori? Avanti! È il momento di trovare qualche leggendaria. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Niente, ok. Andiamo avanti. Perché noi, ragazzi, vogliamo le leggendarie, noi vogliamo quelle carte belle e forti che ti danno soddisfazione di averle trovate. Comune dorata, tipo questa comune. Questa qua mi piace. Fornisce a un servitore l'angelo di morte. Evoca due copie di se stesso. Questa mi piace. Ma ora, ragazzi, poi non lo si vede nell'aria leggendaria che sta arrivando. Antigioco, spostala, spostami la leggendaria, avanti, facciamo la strappa, andiamo, con questa mano ovviamente perché, no, senza farla con l'altra mano, ok, e questo è andato, ora, fai strappa, fammi trovare la leggendaria. Fatto oh, no, non ti mangiare i pacchetti, non mi fare sparire i pacchetti. Rara, soffio fuso, invocazione del gelo, ippogrifo. Andiamo avanti. Dosso carta numero 47, epica, epica. Ragazzi, quando ci sono le epiche è sempre un buon segnale, vuol dire che il gioco sta capendo quello che succede. Seconda tessitrice del fato, seconda. Questa è un'epica che secondo me si userà tanto. Ecco, l'ho detto, da domani non la userà più nessuno. Però, secondo me si userà tanto. E io già ce l'ho in doppia copia, quindi non devo trattare niente. Andiamo avanti. A 40 pacchetti cambio il dorso delle carte se non trovo un'altra leggenda. Ok. Un albatros. Mette due albatros nel mazzo dell'avversario. Ah, tipo catena infinita. Interessante, interessante. Ragazzi, cosa ho detto? Quando c'è un'epica è sempre un buon segnale. È sempre un buon segnale quando c'è l'epica. Se hai cristalli di mana in sovraccarico, infligge 5 danni. Massima potenza. Oh, come è meglio dire? Max di carte varie abbiamo trovato per l'Hunter. Abbiamo trovato anche la missione secondaria del cazzo. Andiamo ad aprire. Ok, andiamo. 43 packs o pacchetti in italiano, però packs fa figo, capite? Ora apriamo pure queste carte chimera sfuggente, tutti i due pacchetti e cambiamo dosso. Avanti. Ora o meglio comune dorata più 1 più 2 a un servitore gli fornisce scudo divino se hai un drago in mano. Ok, anche magico ha trovato la nostra stessa carta, interessante. Sì, adesso mi sono iniziato perché ho visto un'ombra che camminava. Dipende, sono appena tornate tastoni a casa. No, ho detto che a 40 pacchetti devo cambiare il dosso, non lo so, dimenticato, lo faccio ora. Ok, apra. Tre rare in un pacchetto, tre rare in un pacchetto. Tre rare in un pacchetto. Infligge 4 danni a un servitore. Infligge danni anche ai servitori adiacenti se hai un drago in mano. Facciamo fine e andiamo nella sezione collezione. E andiamo. Dov'è che si cambia il dorso carte? Ora. Dovrebbe essere qui. E io voglio questo voglio. Il dorso che si ottiene per aver battuto una situazione nera. Ma Jackson, che cazzo, vieni! Che cazzo! Niente, sto da chiamare Jackson, ma non è venuto. Sto dicendo, questo qua è il dorso che si ottiene quando voi battete una massiccia roccia nera in eroica Non. No, vi lascio immaginare quanto tempo ci abbia messo io a battere una massiccia roccia nera in eroica con due carte di merda che avevo messo. Cioè, era la sfida full carte base proprio. però era bella. Cacciaturbini, più due danni magici per l'ossa mano. Due danni magici. Secondo me l'ossa mano ha tutto. Assalto, grido di battaglia, invoca Galakrond, quindi carta di supporto per Galakrond. Abbiamo trovato una epica. Ogni giocatore pesca una carta. Scambio il loro posto. Ah,
Oh, Aston, devi spostare le leggendarie. Aspetta, che faccio? Oh, vado a chiamare Jackson. Ora vado a chiamare Jackson. Ok, guarda chi c'è qua, guarda chi c'è qua. Abbiamo il terzo appuntamento. Vai, apri, vai. Vai, girare queste carte. Buona fortunata. Certo, arriva Jackson e trova il maniaco del voto. Quello le vendo, 4 e 5. Questa è bellissima in un agro Priest Marlock Shaman. Fridge Mage. Volo degli arbusti, vesca delle carte. Sono tutti belli, dai. Ecco, qui c'è la leggendaria, ragazzi, è questo. Sì. No, allora è questo. No, però è dorata. No, è questo. Sì, c'è la leggendaria dorata. È un'altra dorata. Invece la leggendaria è un'altra dorata. Questa è bella, in un ladro con teste, che non, io non ho teste, quindi non sono un cazzo, però ci sta ugualmente. Ah, invece non trova questa, ecco che non andava. Ah, bella. Sì, ecco. Danni a distribuire nemici, questa è bella pure in un ladro Marlock, Priest. Anche Jackson dobbiamo trovare le leggendarie, sì. Qua vogliamo la roba, la. 1, 2, 2 è bellissimo questo mana 2, 2. È un mana 2, 2. Questo nel, in Gul'dan. Oh, il doppio e, come cazzo si chiama, non me lo ricordo, in Gul'dan, quello aggressivo. Fridge Mage. No, no. Che Zoro, che non mi ricordo manco. Andiamo a pacchetto. Andiamo a cazzo, sono già un pacchetto, vabbè. No. No, perché sto portando questo. Cioè, c'è quel bello dove qui c'è uno che sta male, uno che sta anche non con un cazzo, cioè, se sono 10 mani avete servito i compensi, io con servito al tuo ammazzo, minchia che dico. Vince e Knox nello stesso palco, bro. Dice che c'è la bomba. Ma le leggendarie quante abbiamo trovate? Una. Minchia. Una. E basta, mi vado a fare. Ma la seconda! Oh, oh, oh! Flick! Ah, forse voleva dire lui, Flick forse voleva dire. No, è proprio un attacco. Distrugge il territorio di tutte le sue copie, comunque se sia. Beh, ok. Andi, go! Power Range. No, per favore. Comunque se sia. Cioè, quindi pure nell'album delle carte, da. Eppure nella vita reale. Che via magico. Dorata! È più un attacco a fianchi la legge che sta lì di mare sopra. Sulla carino, va bene. Qua cos'è? Tipo meta di digitata. Sì, tanti draghi poi. Ok, soffio della candela, questo è le carte, con il meno, se è andato a tirano gemelle, vabbè, sono delle due, quante ragazzi? Abbiamo quattro praticamente, già due ne ho visti con 2 ore. Un mazzo a 30 carte, quindi fino a 30 tirano i gemelli, ovviamente. Quando peschi la una carta. Quando pesco una carta da solo non si usa le cinque carte, questo è bellino, dai! Epica dorata. Epica! Guarda, abbiamo velocità massima. Che cazzo è quello sulla macchina qua? Ma che c'è? Se evitate di attaccare non si evitate di aiutare. Vabbè, tipo una sorta di tradimento. Aspetta, vogliamo una carta leggendaria, che qua siamo a 2 qua. Ah, c'è la porta. Porta sfortuna. Uno ne ammazza l'avversario. Beh, vabbè, dire simpatico. Porta sfortuna. Perché count di coso al massimo. Zephyr, Sraglia, Lani. Ah, visto che qualcuno sarà la metà che Jeffy sarà troppo forte. E beh, a voglia, cazzo, mi rompo il culo, poi mi arriva Jeffy, top deccata di merda. Arrivi, vai, sta vincendo la partita, la persona che butta Jeffy. Finisce la bravura della giocata, sì, eh. Poi se lo riprendono pure in mano Jeffy. Sì, sì, ma guarda quando già ce l'hanno dato. Sì, sì, tutto il tempo. No, poi la vedo. Qui c'è qualcosa, qui c'è qualcosa. C'è l'epica, c'è il gigante in mano. Questo nemmeno per ogni carta che hai giocato in questa partita non presenta il tuo mazzo originale. Ah, dove la quest. Quella quest. Quella. Questa è per stare di magia. Ah, qua questa è del mago. Ah, c'è la quest del mago. Questa è quella. Questa è del mago e voglio pensare da questo del mago. Abbiamo tutti i personaggi. Ho un mana. Dove così, regalato. Epica! Epica, difesa strenua. Attacco due volte nell'eroe, compensa, mette tre magie, sfregio nel... Ah, ma io non le fai. Tipo druido, mamma mia. Gonka, TK, druido, sfregio, barra quest. Questo è bello, l'altro di morte, devi più due andrò a trovare. Ed è un Marlock. Questa di qua, questa carta la mettono
infatti, grazie. Ah, rituali, ma sono in poca cara, quando è una volta dobbiamo in poca cara. Boh. Faccio tutto in buono. Tutto è possibile. Lode a Garak. Si mimetizza, no? Con le nuvolette, non deve fare più. Io se ne stesso nel tempo lì. C'è la forgia luce, se ti ammazzo non mi ha cattivino, io ho creato di nano. Ciao, sì, ciao, via, via. Chi sì. Legge te si recata, noi vogliamo aprire i pacchetti. Lei è leggendaria, non frega una marcia. Perché io l'ho abitato io con questo sito della tua madre. Sta scaricando, si sta scaricando. Il top. La ricarica. Suma. I tuoi servitori non possono essere considerati. Ok, grazie. Oh, pari al numero di carte è nata male. Io sei simpatico. È tipo la dodicesima che trovo di quella. Atta! Svegliamoci. Avanti! Epica dorata? E guardate che. Giustamente è buono perché ce l'ha piccolo. Perché? Perché non è giustamente. Non è epica dorata, quale vorrei essere ingrossante? Io non so manco se si è dentro con la web, no? Vabbè, tanto siamo trash. Provocazione. Vito di battaglia, io vi do. No, sì, ora la metto nel Wario. Sì. Si è buggato un altro, no, bagadonato. No, non è che si è buggato un altro, Da che finisce tra il tuo potere roba adesso lo so se servito la fa vai ecco la Hero Power Hunter colpisce bombe e spatte, lo vogliamo tutto dorato. Tiruna missione secondaria, allora missione secondaria vedete dove è stato evocato un piano sotto controllo invece di giovanni a tua sorella. Ok, go epica. No, ma la vera ultimi tre e poi te lo lascio. Sì. Se non mi tossici. Una trenta dorata. Bellissima. Massima potenza. Doppia copia. Max power. Polvere. Polvere alla polvere. No, la bella leggendaria. Dai, la faccia arriva di Natale, la terza di Natale. Il regalo di Natale. 0-3, quindi si viene segretamente un drago che uscirà dal nuovo. Quando di morte si schiude, ma vaffanculo. Ok, Nano Jackson, mi sa che se ne va e lascia l'onore e la mano a me. Quindi, la salpa intanto. Quindi in mano. E continuiamo ad aprire i nostri pacchetti, perché noi ragazzi vogliamo. Noi vogliamo adesso. Tre in un solo pacchetto di dorata. Sparata. Comune dorata. Qui tra due pacchetti se le leggendarie. Ho detto ragazzi, tra due pacchetti c'è la leggendaria, c'è la qui. Perché in fondo basta credersi ragazzi. Sei pacchetti. Ok ragazzi, un'altra leggendaria, sei pacchetti. Abbiamo davanti a noi sei pacchetti. Ok. Rara dorata, è solo un buon senso. Se va. Chiudo. Concentrazione, massima tensione, cioè in questo momento. Posso tagliare la tensione col burro talmente condensata. Vabbè, lo sto disegno. Ok, vabbè, a parte la carta in sé per sé, però l'artwork è fighissimo. Ok. Ragazzi, tre pacchetti. C'è una leggendaria qui. A posto per tutto il Natale. Attenzione. Spacca piastre. Distrugge l'arma dell'avversario.
andiamo. Ragazzi, il figlio fa che. Basta crederci. Epica. Seconda copia del mago per Milano. Ultimo pacchetto. Teniamo la tappa in mano. Ok? Andiamo. Vogliamo la leggendaria. Ok. Wow. Spacchettamento lunghissimo. Questo spacchettamento lunghissimo non è stato uno dei migliori che abbia fatto, ma è stato davvero, ma davvero, davvero gigante come spacchettamento. Infatti io, cioè, queste sono tutte le carte che ho trovato. In poche parole, un casino. Cioè, guardate quante carte che ho trovato di, cioè, considerando tutte le epiche, le dorate, la dust. Cioè, ho trovato un casino, ma davvero un casino di carte fighissime e utili, a parer mio. Quindi mi sa che questa espansione ci divertiremo assai, ma io non vedo l'ora di riuscire. Nove più di questa carta. Nove più. Oddio. Ma io non vedo l'ora di usare il nostro caro amico, come voi conoscete, ormai è il nostro amico, il nostro fratello, Frizzabombe Dorato. Io non vedo l'ora di andare lì e usarlo subito, per andare a vedere cos'è che si sono sperimentati. Comunque, abbiamo trovato, queste sono le leggendarie, le carte che ho trovato. E ora questa di qua è tutta la polvere che ha trovato. Ragazzi, non so se avete letto. 1125 di dust. 1125. Un casino di epiche. Abbiamo trovato poche leggendarie, messo tutto e pagato. Quindi che dire, ragazzi, per questo pacchettamento è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Se siete venuti fin, se avete visto i video fin qui, siete dei magnifici, io vi adoro. Ed è per questo che vi aspetto. Mal di gola, eh. Posso fare assai. E io vi aspetto in un prossimo video. Ciao a tutti!